volta non sarà un video dedicato al make-up. Voglio uscire un attimino fuori da questo tema, quindi so esattamente che non è un video che avete mai visto sul mio canale. Ma ieri sera ho visto 50 sfumature di grigio e quindi insomma ci tenevo a parlarvene un po', a dirvi le mie impressioni, visto che è praticamente il film più chiacchierato del momento, oltre che il libro, che ormai saranno un paio d'anni, insomma. E quindi, boh, volevo parlarvene un po', spero che questa cosa vi faccia piacere. Premetto dicendo che io ho letto i libri e mi sono piaciuti tantissimo. Ammetto anche che quando avevo letto la trama ero molto titubante, perché senz'altro è un racconto molto diverso dai soliti, è una storia d'amore diversa da quelle tradizionali che possiamo trovare nei vari romanzi. Però devo dire che l'autrice, secondo me, ha un modo di scrivere, almeno che personalmente mi è piaciuto moltissimo, perché scorrevano tantissimo, e specialmente il primo libro, perché comunque ero molto curiosa e di sapere come andava a finire il proseguo. Non smettevo praticamente mai di leggere, tant'è che cercavo di non leggere la sera, perché altrimenti facevo le 3, le 4 di notte a leggere, perché davvero mi prendeva tantissimo. Nel primo libro c'è tanto, tanto sesso e molte scene forti, nel secondo c'è molta più storia e che appunto scene hard. E comunque secondo me, specialmente per chi dice ah no, questo libro è per chi è malato di sesso e non ha una storia dietro, assolutamente no, perché secondo me specialmente nel primo libro ci sono dei piccoli dettagli e delle piccolezze che secondo me, come posso dirvi, sono molto importanti nella trama poi della storia. Passando al film, secondo me intanto c'è da fare una premessa. Almeno per quanto mi riguarda, quando leggo un libro io mi faccio un mio film mentale. E quindi è normale, secondo me, al 90% rimanere delusi. Sono stati veramente pochi film, cioè anzi, libri che ho letto, dove poi ho visto il film che mi sono piaciuti, perché la mia mente aveva immaginato proprio esattamente come nel film. Un esempio tipo è Io non ho paura di Nicolò Maniti, e vi giuro, io nel film avevo i brividi, perché nel libro, cioè, mentre leggevo io mi ero proprio immaginata delle scene che ho ritrovato nel film, e questa cosa, vi giuro, a me è stata da brividi. Quindi già secondo me leggere il libro e andare a vedere un film è un po', cioè, una persona un po' svantaggiata, perché comunque sai la storia, ti sei fatto molte molte aspettative, e quindi è molto più facile, secondo me, rimanere delusi. Io vi dico che già dal trailer ero abbastanza contrariata anche dalla scelta degli attori, perché lei nel libro viene descritta come un po' la sfigatella di turno, mentre effettivamente è una bellissima ragazza nel film. Per quanto invece riguarda lui, io mi ero fatta un'idea di lui, e voi non avete idea, perché nel libro emerge tanto questo suo fascino, che è diverso dalla bellezza, attenzione, perché secondo me l'attore è un bell'uomo, un bel ragazzo, oggettivamente. A parte che a me non piace proprio per i miei canoni, però oggettivamente è un bel ragazzo, ma secondo me non è affascinante. Cioè, io ho proprio un'altra idea di fascino, non lo so, mi immagino questi occhi grigi che ti rapivano, non lo so, non. Quindi secondo me già la scelta degli attori mi ha un pochino delusa. E appunto ieri ho visto il film, il peggior film mai visto, una delusione, vi giuro, pazzesca. Per i primi 20 minuti, diciamo, la storia era molto molto coincidente con il libro, cioè il film coincideva veramente tantissimo, anche a livello di frasi. Ma poi c'è stato, io capisco che un libro è lungo e quindi un film non può durare 4 ore per mettere dei minimi particolari, ma secondo me hanno tralasciato dei particolari che nel libro erano davvero molto importanti, delle scene che secondo me avevano un significato non ci sono state, e c'è stato un salto temporale allucinante.
E tra l'altro il film è di una lentezza, vi giuro, allucinante, noioso, noioso. Io l'ho visto solamente perché ero curiosa, visto che avevo letto il libro, ma onestamente, fosse stato un qualsiasi altro film dove non avevo letto il libro, io mi ero già addormentata, ve lo giuro, veramente lento. Per chi ha visto il film e volessi poi leggere il libro, io capisco che se, di cioè, se una persona dice: cacchio, se il film è così lento, figuriamoci il libro. No, se avete visto il film, io vi consiglio di leggere il libro, perché il libro è una cosa davvero bello, veramente bello. Scorre che è una meraviglia. Leggere un libro nel giro di 2 o 3 giorni, veramente, perché scorre e non è assolutamente lento come il film. Oltretutto, non mi è piaciuto il montaggio, l'ho trovato un insieme di scene buttate lì, specialmente alcuni punti che non avevano un nesso proprio logico, ma anche proprio a livello cinematografico, secondo me, fra di loro. E quindi a me non è piaciuto molto, se non l'avete capito. Mi è dispiaciuto veramente tanto perché mi hanno fatto delle aspettative su questo film che non avete idea. Lo aspettavo praticamente da, l'ho finito di leggere, sì, da un annetto così. Quindi ci sono rimasta davvero davvero tanto tanto male io. Ripeto, soprattutto il fatto che alcuni particolari importanti secondo me non ci sono stati, anche perché io mi immagino una persona che non ha letto il libro e quindi che la storia, diciamo, reale, tra virgolette, non la sa. Anastasia Steele nel libro, prima ad esempio di firmare questo contratto, che tra l'altro nel film non si vede mai quando lo firma, ok? E prima di firmare questo contratto ci ripensa 4.000 volte, ha 3.000 dubbi, ogni volta lui sbroccava facilmente, proprio ogni 3 cose che gli diceva lui sbroccava. E quindi c'è lì, lei giustamente, insomma, perché non è che da tutti quanti sentisse dire: ehi, questa è la mia stanza dei giochi. Quindi lei aveva tanti dubbi e tante perplessità, e nel libro questa cosa emerge tantissimo fuori. Nel film lei sembra una pazza ninfomane. Perché, no, è giusto, questa cosa infatti a me è dispiaciuto, perché lei è passata davvero, secondo me, per proprio un altro tipo di personaggio. E questa cosa mi ha un attimo lasciata perplessa. Lei passa, secondo me, davvero da pazza ninfomane, perché si fa frustare, si fa fare tutto. Quando su quel libro, quando si faceva fare queste cose, poi aveva dei pentimenti assurdi, scappava, piangeva su e giù. Qua invece c'è quel minimo, come posso dire, di pentimento, tra virgolette, ma poi lo rifà subito, mentre nel libro ne passavano, cioè era molto molto diverso. Cioè lei passa davvero da una pazza ninfomane, secondo me. E avevo letto anche delle recensioni prima di vederlo, e la cosa che mi ha fatto strano è che leggevo commenti, ma anche adesso se sento delle video recensioni o delle recensioni scritte, o trovo la persona che dice: mi ha fatto schifo, è un film lento, quindi insomma concorda, diciamo, con le mie cose. O trovo la persona che dice: è un film bellissimo, oddio, vorrei da vederlo, è bellissimo, è stupendo. Non c'è una persona, diciamo, nella via di mezzo che dice: sì, un film carino, un po' lento, però la storia è carina, ad esempio. Proprio sono il bianco e il nero, non c'è il grigio. Basta. E quindi anche questa cosa secondo me è strana. Oltretutto, se io non avessi letto il libro, avrei fatto tanta tanta fatica e a seguirlo, perché proprio a livello di trama nel film non viene raccontato niente. Tutta la storia di Mrs. Robinson nel film esce fuori per una cosa tipo di 2 secondi. Tra l'altro esce fuori in un modo brutto, perché non si capisce che nesso c'è in quel momento, perché non ne avevano mai parlato prima, quindi proprio così. Mentre nel libro, cioè, se ne parla tanto e è una figura, insomma, importante. E quindi niente, ci tenevo comunque a farvi questo video. Spero che vi abbia fatto piacere. Ovviamente è altamente personale, cioè, quindi magari a me non è piaciuto, a un'altra persona sarà piaciuto tantissimo, sicuramente. E spero comunque di avervi tenuto compagnia, e io vi mando un bacione. Ciao!